Ciao a tutti, eccomi tornata sul canale con un nuovo video. Questo sarà un video chiacchiericcio, era un po' che non ne facevo uno. E visto che è appena passato San Valentino, volevo parlarvi, ultimamente sono in fissa con le tute comunque, cioè una cosa pazzesca. Volevo parlarvi delle mie storie d'amore. Tutte le mie, cioè ovviamente molto concisa, e volevo raccontarvi un po' a cuore aperto quello che mi hanno lasciato tutte le mie storie che ho avuto in passato e in generale dirvi che comunque ho avuto sempre, se non quasi, esperienze positive, nel senso che mi capita spesso di sentire, soprattutto magari uomini e donne, dove magari ragazzi di 20 anni, 25 dicono no perché io ho avuto un passato difficile, delle storie d'amore che mi hanno lasciato un segno e quindi non riesco più a fidarmi delle persone. No, in realtà non ho di questi problemi, io ce li ho in amicizia queste cose, sono molto restia in amicizia, io in amicizia sono molto chiusa, per farmi aprire mi ci vuole veramente tanto tempo e purtroppo questa cosa è un pro e un contro, nel senso che se poi non mi apro dall'altra parte ricevo un muro, quindi a volte cerco di aprirmi ma ho tanto timore che di prenderla poi in quel posto, quindi più o meno penso che sia paragonabile a una storia d'amore, quindi posso capire come ci si sente, però fortunatamente in amore non ho mai avuto di questi problemi. Essenzialmente ho avuto da più o meno dall'età adolescenziale, quindi tra i 13 e i 14 anni, da quel momento ad oggi, che sono passati più di 10 anni, 12 esattamente, 12 anni. Cioè sono passati già 12 anni, ragazzi, tantissimo. Vabbè, e ho avuto una, due, vi dico quattro storie più o meno importanti che però mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto capire le prime cose, mi hanno fatto capire tante cose, e queste quattro storie tutte, devo dire che non, cioè tutte queste persone se le dovessi, quattro vabbè, se le dovessi incontrare per strada mi fermerei tranquillamente a parlare, so che anche loro lo farebbero con me, forse una magari ci gireremo un attimo dall'altra parte, ma non perché c'è stata una chiusura brutta, per altre cose che sono successe dopo, però in generale ho comunque un bel ricordo di tutte queste persone, ho un bellissimo ricordo di quei periodi e ho un bellissimo ricordo di loro, cioè nel senso non porto rancore verso nessuno e sono contenta, però ogni relazione, magari alcune sono durate proprio poco, alcune tanto, però mi hanno lasciato e mi hanno fatto crescere. La prima storia che ho avuto l'ho avuta verso i 13-14 anni ed è stata proprio la mia prima vera storia d'amore. È stato proprio il primo fidanzamento in cui ho dato tutta me stessa, ci ho creduto veramente tantissimo e pensavo che sarebbe stata la persona della mia vita. Cioè ero proprio veramente cotta, non dico innamorata perché non so se a quell'età, non lo so, però comunque ero veramente cotta. Mi ricordo che non è mai venuto in casa mia, ovviamente perché ero piccolina, però andavamo giù nel garage e avevo 13 anni e stavamo giù, scherzavamo, magari andavamo in bicicletta insieme. Mi ricordo che lui si faceva veramente tutti i giorni, no? Ma un giorno sì, un giorno no, 5 km in bici, sempre, per venire sotto casa mia. E anche nel periodo forse che ci eravamo appena lasciati, mi ricordo che ogni tanto passava con la bici sotto casa ed è stato comunque un bel periodo, forse è stato, lo ricordo bene perché vabbè il primo amore diciamo non si scorda, però è stato comunque un bel periodo ed è stato proprio il periodo delle lettere d'amore, io con lui ne ho davvero davvero tante, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete che vi legga delle, cioè ovviamente non vi leggo tutta la storia però magari qualche posso prendere qualcosa e leggervelo, ecco, ho sia mie sia sue lettere e
veramente con lui ho un pacco di lettere assurdo che mi mandavo e le ho volute tenere tutte. Perché in quel, cioè, quando avevo io 13 anni non c'era proprio la moda dei cellulari. Credo che sì, ci mandavamo messaggi, però molte più lettere di messaggi. E quindi è stata anche una bella storia per questo, perché è stata, cioè, diverso. Adesso i ragazzi di 13-14 anni non si mandano 1.000 lettere. E noi invece ce le mandavamo, anche quando litigavamo, poi ci vedevamo, ci scambiavamo questa lettera dove magari ci dicevamo tutto quello che non ci siamo detti prima, cioè durante, non ci eravamo detti durante il periodo che eravamo arrabbiati. E quindi sì, è tuttora un bel ricordo che tengo nel mio cuore e tengo nel cassetto delle lettere. Quindi questo è il primo amore che si è concluso perché lui mi ha lasciato. Lui mi ha lasciato e tra l'altro in malo modo, nel senso che mi aveva detto che non ero all'altezza, che c'erano ragazze più carine di me, che ora ci faccio un ghigno su, nel senso che poi col senno di poi si è pentito dopo aver detto questa cosa e ci ha provato per altri anni a tornare con me, ma a quel punto io ho sempre detto di no. Però ecco sì, mi ha... Mi aveva lasciato lui, ecco, quindi lì c'era stata proprio malissimo perché era stata proprio la fine, cioè io ero morta, volevo morire. Dopo di lui c'è stato questo ragazzo con cui sono stata tanto tempo, sono stata 5 anni e non nel senso tra altre basse è stata comunque una bella storia d'amore, che questo è stato... Penso l'amore nel senso il primo mio vero amore, superiori, quindi eravamo in classe insieme. Poi da lì, insomma, nonostante poi non fossimo stati più insieme in classe, comunque la storia è andata avanti. Però credo che quella sia proprio l'età in cui cresci e se non cresci nello stesso modo, crescere insieme non è facile. E noi credo che non siamo cresciuti insieme, quindi difficoltà e altri problemi, di tutto c'era, di problemi. Però ecco, insomma, comunque rimane una storia, gli voglio bene tuttora questo ragazzo, e ci sentiamo poco, però comunque, cioè, se dovesse avere bisogno, lo sa che io ci sono e te lo dico, tanto lo sai che sto parlando di te, quindi se mai dovesse avere bisogno, sai che puoi contare su di me. Come spero e so che se io dovessi avere bisogno, so che posso chiamarti e credo che insomma tu ci sia, ecco. È tuttora una bella storia d'amore, cioè è stata una bella storia d'amore. Sono due. In realtà la quarta persona è Luca. Ci sono state altre piccole, però non le metto in mezzo perché non credo che mi abbiano lasciato niente di che. C'è stata una frequentazione con una persona che credo mi abbia lasciato forse più di tutte le altre che io abbia mai avuto. Però è stata una storia un po' particolare, un po' difficile, molto travagliata. E è stata proprio una persona che mi ha fatto capire tante cose di me stessa. E mi ha fatto aprire gli occhi su tante cose. Però sapete quelle storie talmente difficili che dici è impossibile stare insieme, cioè no. E quindi poi ognuno ha preso la propria strada. Però penso che con questa persona non siamo oggi in buonissimi rapporti, perché c'è un po' di astio da entrambe le parti per cose successe. In generale, lasciamo stare. Comunque, credo che comunque questa persona mi abbia fatto tanto crescere e soffrire anche. E poi arriviamo all'ultima storia d'amore, spero che sia l'ultima, che è Luca. E da 5 anni ormai Luca è fisso e non se n'è mai andato. Ci sono stati un po' di alti e bassi, forse soprattutto all'inizio, nel senso che poi... È sempre stato un crescendo, soprattutto nell'ultimo anno, credo che, a parte una bella litigata che abbiamo dato qualche mese fa, un po' di mesi fa, 6 mesi fa, e che anche voi vi eravate accorti che c'era qualcosa che non andava, ma a parte quel momento, è stato proprio una salita con lui e ora credo che... Cioè,
nel senso, cioè è lui e basta. Non voglio dire, non ho mai detto a Luca che sarà un per sempre, perché non ci credo più a queste cose. Odio le persone che scrivono per sempre, perché è la cosa che non sopporto. Non puoi sapere cosa ti succederà domani, non puoi sapere, non puoi promettere una cosa che non sai di poter mantenere. Però ti posso dire che oggi ti amo con tutta me stessa e credo di farlo anche domani. Però dire ti amerò per sempre, no, è una promessa che non puoi mantenere perché non si sa, cioè puoi sperare che sia per sempre, ma non puoi promettere. Perché le promesse sono importanti, secondo me, e non vanno dette così a caso. Perché veramente può succedere qualsiasi cosa nella vita e non si sa mai, quindi... Comunque, Luca, stai tranquillo che ad oggi ti amo, diciamo così. Comunque, niente, diciamo che tutte queste storie a me mi hanno fatto crescere, non ho mai avuto proprio forti. Poi, comunque, di mio sono una persona forte che non si abbatte. Crescendo, soprattutto, ho imparato che ogni litigata, ogni volta che succedeva qualcosa. Mi fermavo, cercavo di capire come risolvere la situazione senza proprio disperarmi, cioè in modo catastrofico, ecco. Perché so che ad esempio adesso ogni cosa è risolvibile, so che se litigo con Luca e anche lo, se, e lo mando a fare... Dopo magari 2 ore, cioè so che posso scrivergli, senti, smettiamola di fare i bambini, per dire... Sicuramente quando avevo 15 anni... L'avrei mandato a quel paese e non mi sarei più fatta sentire. Poi crescendo impari a prendere le cose in modo diverso, a reagire in modo diverso. E comunque niente, queste sono state le mie esperienze amorose. E niente, fatemi sapere voi in che stato sentimentale siete adesso, se vi ritrovate con me in questa cosa, nel dire che nella vita... Ci sono questi tre amori e ho condiviso questo link proprio perché lo penso. Il primo amore è quello adolescenziale, poi c'è quell'amore che ti fa capire, ti fa cambiare, ma capisci che non è ancora l'amore giusto e io ci sono passata. E poi c'è l'amore definitivo, quello che ti rendi conto proprio che sarà e speri sarà l'amore della tua vita. Secondo me queste tappe ci stanno tutte e spero che abbiate passato un bel San Valentino, anche se io non l'ho festeggiato e non lo festeggio nonostante sia fidanzata, è una festa che odio. L'amore va dimostrato, credo, ogni giorno, in ogni secondo, essendo presente nella vita dell'altra persona e basta, questo per me è l'amore. Io vi mando un grosso bacio, spero che questo video chiacchiericcio vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video.